La storia degli Arbëresh, quando il sud accolse gli albanesi che fuggivano dagli ottomani. Per oltre 20 anni l'Albania resistette eroicamente agli attacchi degli ottomani. L'ardua resistenza ai tentativi di conquista dell'impero ottomano fu condotta dal condottiero e patriota albanese Giorgio Kastriota Skanderbeg, oggi eroe nazionale albanese. Le sue gesta gli valsero l'appellativo di atleta di Cristo e difensore della fede. Finché rimase in vita, i turchi non riuscirono a conquistare l'Albania. Solo alla sua morte gli albanesi furono invasi e costretti all'islamizzazione forzata. Da quel momento, buona parte del popolo albanese emigrò nel sud Italia. Qui, nel regno di Napoli e in Sicilia, trovarono quella libertà che gli era stata negata in patria. Il sud diede ospitalità a queste popolazioni che fuggivano, permettendo alle stesse di stabilirsi in varie parti del regno, mantenendo la più totale libertà, la lingua albanese e le loro tradizioni. In questo modo nacquero numerosi comuni albanesi nel sud, esistenti ancora oggi, i cosiddetti albanesi d'Italia, gli Arbëresh, un popolo meraviglioso che conta oltre 100.000 abitanti. Ma perché proprio nel regno di Napoli? Vi era un solito legame tra i due popoli, infatti già in passato Skanderbeg aveva chiesto l'aiuto del regno di Napoli in Albania contro gli ottomani per poi recarsi a sua volta nel 1459 a difesa del sovrano napoletano Ferdinando I d'Aragona nella lotta contro il rivale Giovanni d'Angiò. Rientrato in patria, il Papa ipotizzò addirittura una crociata contro gli ottomani guidata da Skanderbeg. Ma morì senza riuscire a portare a termine il progetto, così come poi l'eroe nazionale albanese nel 1468. Napoli non dimenticò i fratelli albanesi e iniziò ad accoglierli. Agli Arbëresh fu permesso di conservare il loro rito cristiano ortodosso e le loro tradizioni. Furono esentati dal pagamento delle tasse ed ottennero numerosi privilegi. Tuttora la comunità albanese d'Italia, divisa in 41 comuni e 9 frazioni, conserva gelosamente i suoi riti bizantini ed è riuscita a preservare, nonostante i secoli, la sua identità e l'uso della lingua albanese. La Calabria è la regione con la maggiore presenza di comunità Arbëresh, ben 30 comuni, tra i quali Spezzano Albanese, Falconara Albanese, Santa Caterina Albanese, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese. Molto popolosa la comunità siciliana, tra cui spicca il comune di Piana degli Albanesi, ben 5 comuni in Basilicata, tra cui Barile, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese, e ve ne sono anche in Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Visitare queste meravigliose comunità è un'esperienza unica. Numerose sono le manifestazioni nelle quali è possibile apprezzare al meglio usi, tradizioni, canti, costumi e l'ottima gastronomia albanese. Per gli Arbëresh l'ospite è sacro e merita rispetto.